al 57esimo, il secondo tempo, fallo di Pjanic che rischia il secondo giallo con questo colpo su Rafinha. Non so se c'è ancora Bonfrisco in collegamento. Sì, Angelo. Allora, questo a mio avviso dal punto di vista arbitrale è il momento topico della gara, perché questa è un'entrata che fra il ginocchio e il gomito, ma se io dico Sato, guardate dov'è, a 3 metri, qua non può esimersi da riammonire Pjanic e mandarlo via, perché questo sarebbe stato il secondo giallo. Questo è l'errore che poi oltretutto rende poca giustizia dal punto di vista dell'equilibrio tutti i provvedimenti disciplinari che lui ha dovuto prendere. Ecco. Quindi, aggiungiamo una spiegazione, nel senso che uno può dire perché non interviene il VAR, perché non è un rosso. Cioè, perché non è un rosso, e secondo me questo è un qualcosa che magari in futuro si potrà modificare, perché io sono certo che questo filmato rivisitato da Orsato, che pure è lì a 3 metri, sarebbe entrato in campo e avrebbe dato comunque il rosso a piano. Infatti, però questa viene... secondo me è una cosa che nel protocollo VAR va cambiata, nel senso sì, che per un secondo giallo però... è un errore palese questo, un errore sì, vabbè, grave. Però vedi, cioè è a 1 metro, cioè, vabbè, ma allora ti viene da pensare male, perché è lì.